basta, noi appena vi vediamo partire partiamo. Bravo. Ok, così. Scappa ricevuto, noi in codice. Forza ragazzi. Piano, non lo vedo, non lo vedo. Piano. Guida lui. Ok. Dopo la condanna per il furto al cavò, per anni si perdono le tracce di Carminati. Lo ritroviamo nel 2014, qui le immagini del suo arresto. Secondo l'accusa, è il re di Roma a capo di quella che è stata definita la mafia capitale. E durante il processo, per la prima volta, decide di parlare. Io sono un vecchio fascista degli anni 70, sono contento di essere così. E quella è stata la mia vita. Mi sono morti tanti amici e sono contentissimo di essere quello che sono. Per molti Carminati è il nero di Romanzo Criminale. Essere diventato un personaggio pop, però, lo infastidisce non poco. Questa cosa, nelle persone che fanno un certo tipo di vita, ti rende ridicolo. Cioè, ieri Buzzi ha detto una cosa serissima, ma la percezione di Massimo in un certo tipo d'ambiente, ma certamente non è quella che avete voi. Cioè, è una cosa ridicola, cioè, per questa percezione, questo fatto di creare questa situazione di infointrattenimento in cui da una notizia si crea una finta leggenda soltanto per vendere libri, per vendere giornali, per fare filmetti. Mi rompevano tutti le palle con sto nero di Romanzo Criminale, col samurai, con tutte queste cose. Mi ci prendevano tutti per il culo. Carminati è ormai un fiume in piena, soprattutto rivendica il suo passato, la sua identità, un modo per far capire chi è a chi di dovere. Addirittura fa il saluto romano. Entrando alla terza internazionale, partito, sindacato e CGL, lei sta qua proprio, Carminati. Ok. Mischia passato e presente, perché è il suo passato ciò che più fa paura e rivendica di essere un attore politico. Con un percorso però diverso dagli altri. Carminati è intanto un lupo solitario, un cane sciolto. Frequenta difficilmente quelle che nel gergo, diciamo, della criminalità comune, ma anche politica romana, vengono definite batterie, cioè bande, gruppi. Preferisce avere rapporti a tu per tu, uno a uno, due a due, insomma incontri molto ristretti. Carminati ripercorre per la prima volta anche l'episodio in cui ha perso l'occhio. Ci hanno sparato e basta, però erano altri tempi. Io non mi sono costituito neanche parte civile contro gli agenti della Digos che hanno sparato, perché erano altri tempi. Io ho dato legittimità a questo fatto. Non c'ho da lamentarmi di questo, non me ne frega nulla. Per me è una ferita di guerra. Di qui nasce il mito di Carminati, ferito quasi mortalmente o comunque gravemente dalla polizia, disarmato. Nonostante questo non parla, non accusa nessuno, non si costituisce neanche parte civile contro la polizia. In un'ottica, diciamo, di strada, on the road, questo fa sì che il personaggio sia visto come un'ombra verticale. Una ferita di guerra, di una guerra che per lui non è ancora finita. Ritorna pure sulla teoria del mondo di mezzo, un manifesto politico che parla a chi sta fuori. La teoria del mondo di mezzo, compagno, stanno come si dice, i vivi sopra, i morti sopra, cioè siamo nel mezzo. Io vengo da un mondo in cui siamo tutti molto più onesti, cioè un'onestà chiaramente al livello più basso che possa esistere, però c'è onestà, cioè noi non è che abbiamo 10 comandamenti, ce ne avremo 3, però quei 3 che ci stanno dei comandamenti noi li rispettiamo, le anime belle che stanno sopra ce ne hanno 10 e non ne rispettano manco uno, quindi forse noi rispettiamo più comandamenti di quelli che stanno sopra. Io non c'ho nessun contesto attuale, cioè non c'è nessun contesto attuale. Io quando parlo di noi parlo di quello che pensavamo allora, riferisco ai valori che avevamo quando eravamo ragazzini, che forse sono quelli migliori che ci sono rimasti, dopo è stato tutto uno schifo. Il re di Roma ora è sotto processo e sa di esserne, suo malgrado, il protagonista. Se non ci fossi stato io, questo processo sarebbe stato una cosa ridicola. Questo è il discorso. Siccome c'è Carminati è diventata una cosa seria.